in Casa Biancorossa finalmente si festeggia, è l'aria, è l'espressione del viso di Totò Matozzo, è tutto un programma. Abituati a soffrire, però oggi è stata spezzata la maledizione del quinto set, Presidente. Guarda, la cosa più importante è che non si vinceva un tie break da circa 3 partite. Abbiamo raggiunto 2 obiettivi, la prima vittoria e il primo tie break vinto. Quindi bisogna dire complimenti alle ragazze e posso aggiungere anche complimenti al nostro meraviglioso pubblico. Non se n'è andato dal palazzetto, era numerosissimo, ci ha incitato e questo ci dà la forza per continuare. È chiaro che ancora c'è da migliorare qualcosina, è chiaro che gli infortuni che ci hanno falcidiato la formazione hanno inciso, però io esprimo tantissimi complimenti alle ragazze che dopo un disastroso secondo set con grossissime difficoltà, dove sembrava che il 3-1 era alle porte, hanno avuto una reazione encomiabile. Siamo arrivati al tie break, l'abbiamo vinto sul filo di lana e sono le vittorie che fino ad oggi ci hanno penalizzato. Oggi sono venuti questi 2 punti importanti, un grandissimo augurio, un grandissimo bocca al lupo di buon lavoro a Marco Brevigliere, che voleva probabilmente una vittoria più schiacciante, voleva vincere prima, però lui sa che nello sport bisogna avere pazienza. Io lo invito ancora a continuare a lavorare come sta facendo, ad avere un po' di, come si vuol dire, un pochettino di pazienza quando qualcosina e qualcuno fa anche l'allenatore fuori dagli spalti che non c'entra nulla. Marco è sicuramente un allenatore di esperienza, sa che questi personaggi ci sono in giro e che purtroppo avveniva in un momento delicato dove ci stavamo giocando 2 punti e probabilmente l'attenzione dell'allenatore, l'attenzione delle ragazze non meritava sicuramente questo excursus che io credo sia stato fatto a fin di bene, perché tutti quanti coloro che siamo qua volevamo vedere vincere la squadra, quindi spesso e volentieri la voglia di vedere il risultato ci fa dire un sacco di cavolate. E quindi a Marco le mie scuse per qualcuno che, qualche intemperanza di qualche tifoso che non ce l'aveva sicuramente con le sue scelte, ma che probabilmente non ha capito e non capisce quello che avviene nella pallavolo. Io non ho mai parlato di scelte, ne ho mai parlato di tattiche, perché sono convinto di non capire una mazza di pallavolo e come tale chi non capisce niente di pallavolo, che faccia semplicemente il tifoso, incita la squadra, perde la voce come l'ho perso io oggi e grida forza Soverato, continuate così, i risultati verranno. E ancora una volta complimenti al pubblico, a Marco e a tutte le ragazze. Ringraziamo il Presidente, episodio chiuso, quindi corso, in tutto complimenti. Si è passato in poco tempo dallo sconforto negli occhi di qualcuno, dalla contestazione del pubblico a uno scatto di orgoglio che ha del prodigioso. Sì, se mi permetti, prima di rispondere alla tua domanda, vorrei scusarmi con tutti gli ascoltatori per lo spettacolo molto poco edificante di cui ha parlato il Presidente poco fa e mi scuso per quel che riguarda quello che ho combinato io. Detto questo, sì, siamo passati dall'essere fischiati a portare a casa 2 punti molto molto importanti. Ci sta, io ritengo che i fischi fossero giusti, perché effettivamente abbiamo offerto uno spettacolo molto molto brutto, come lo hanno offerto loro nel primo set. Se togliamo questi 2 set e analizziamo il resto della partita, noi abbiamo fatto un grande risultato, perché purtroppo nelle condizioni in cui siamo noi adesso non è facile lavorare. Io non voglio, come ho sempre detto, assenze pesanti. No, ma non è solo questione di 2 assenze pesanti. Questa settimana noi ci siamo allenati sempre in 9. Oltre ad avere 2 assenze pesanti, non abbiamo avuto maschi che le altre settimane in un modo o nell'altro potevano darci una piccola mano. Io questa settimana non ho mai fatto un 6 contro 6, mai. E non è semplice. Poi, per carità, i limiti sono nostri, si può lavorare anche quando si è in pochi giocatori e bisogna comunque fare di necessità virtù, però credetemi, nella nostra situazione con 6 sconfitte consecutive sulla schiena, lavorare per 2 settimane senza 2 giocatori titolari, senza un maschio che ti viene a allenare, con la pressione addosso da tutte le parti, non è facile. Corso, giornalisticamente si direbbe la cura Brevigliere inizia a funzionare. Di certo oggi però, almeno dal punto di vista del temperamento, del carattere, la squadra ha compiuto grossi passi in avanti. Insomma, quella tenuta mentale è venuta meno oggi tra il secondo e il terzo set, però insomma, paradossalmente rispetto al passato si è vista un'inversione di tendenza alla fine. Secondo me è ancora presto per fare un'analisi di questo tipo, perché ripeto, io considero il primo set e il terzo, mi pare fosse il terzo, quello giocato in maniera ignobile da noi, più episodi che regolarità. Primo, perché il primo set non si è giocato a pallavolo, è stato un monologo di Ivan Anesovic in battuta e la pallavolo giocata si è vista poco. Il terzo set noi abbiamo subito non un giocatore ma tutti i loro giocatori allo stesso modo nella fase di ricezione, come avevano subito loro nel primo set, e abbiamo commesso errori pacchiani.
Però, ripeto, è ancora presto per poter fare un'analisi definitiva. La cosa positiva è il fatto che questa volta, anziché perdere, ci siamo risollevati, abbiamo vinto. Però, ripeto, io voglio guardare il bicchiere mezzo pieno e dire che abbiamo fatto una bella cosa. Però attenzione, perché come possono essere considerati episodi i primi due set, anche questo fatto potrebbe essere considerato un episodio. Io ancora non lo so, ripeto, spero che non sia così. Ringraziamo il coach Brevillieri. Silvia Russana, ex della partita, cosa succede nella testa di una giocatrice tra il terzo e il quarto set? Ma diciamo che c'è un insieme di cose, un insieme di tensione, un insieme di pressione. Il pubblico è comunque, giustamente, come diceva Marco, ci fischia perché abbiamo dato uno spettacolo. Ma i fischi paradossalmente vi hanno scosso? Sì, perché secondo me dentro ognuno di noi è scattato qualcosa di orgoglioso, nel senso che abbiamo detto ci siamo riunite, raga, noi non siamo queste, dobbiamo dimostrare che possiamo ottenere un livello alto di gioco. Ci siamo rimboccate le maniche, nonostante i fischi abbiamo dimostrato che comunque la squadra c'è. Come diceva Marco, è difficile allenarsi, quindi anche per noi è difficile tenere un ritmo mentale adatto alla partita. Però siamo state brave noi, per noi è una doppia vittoria, perché siamo acciaccate e perché comunque nonostante questo siamo riuscite a portare a casa due punti, ma soprattutto una vittoria, che poi sia arrivata con la squadra dove giocavo l'anno scorso, per me è duplice. Però serviva a noi per il morale. Io sono positiva, c'è ancora tantissimo da lavorare, però sicuramente... Oggi puoi iniziare un nuovo campionato per Soverato? Sì, diciamo che azzardare una risposta non è giusto, nel senso che comunque noi non siamo ancora queste, noi sappiamo che possiamo dare molto di più, sappiamo giocare molto meglio e l'abbiamo dimostrato in tanti parziali, nelle partite soprattutto fuori casa. Quindi io sono positiva perché la squadra c'è, anche se dobbiamo lavorare. Grazie.